Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video e oggi siamo al quinto LDS Cycling Show. Questa volta, rispetto alle volte scorse, sarà diviso in tre parti. Oggi andiamo a vedere l'argomento della settimana e andiamo a vedere il prodotto della settimana. Domani alle ore 18 ci sarà il Mondo Gare con il ciclista della settimana, il corridore della settimana, e dopodomani, sempre alle ore 18, ci sarà la fine dello show dedicato al parco bici, dedicato all'argomento da commentare. Quindi non perdetevi anche le prossime puntate e commentate qui sotto nei commenti se preferite vedere uno show e basta, oppure preferite vederlo diviso in tre parti come facciamo questa settimana. Argomento della settimana. Questa settimana non si può non parlare del sistema che ha inventato Scope, ovvero il Scope Atmos. Questo sistema che è stato creato appositamente per andare a modificare la pressione delle gomme mentre si sta correndo in bici. Doveva essere utilizzato in questa Parigi-Roubaix dal team DSM, ma alla fine non è più stato usato e il suo debutto dovrebbe essere al Tour de France in quest'anno nella tappa ovviamente del pavé, perché effettivamente non è una cosa che ha molto senso utilizzare per altri tipi di gare. Per la Parigi-Roubaix invece è una cosa che ha molto senso, perché andare a gonfiare le gomme con una pressione più alta nella strada ai corridori che lo utilizzeranno farà guadagnare dei watt, gli farà fare meno fatica, e la stessa cosa quando entreranno nei settori di pavé avranno una pressione più bassa, quindi riusciranno a guidare molto più comodi e allo stesso tempo guadagneranno più watt perché rimbalzano di meno, siccome nella loro bicicletta l'unico sistema di ammortizzazione è proprio il copertore. Sistema Scope che ha un prezzo di 4.000 euro se lo volete andare a comprare, e direi un qualcosa di non economico, perché con 4.000 euro possiamo andare a comprare addirittura una bicicletta intera, e oltre a una corsa come la Parigi-Roubaix dove c'è del pavé di mezzo non penso che abbia molto senso, perché è un sistema che pesa anche, non è leggero da mettere sulla bicicletta. Qui anche per una corsa come il Giro delle Fiandre, che troviamo il pavé ma troviamo anche delle salite, non so quanto senso abbia, perché i corridori dovranno portare quel peso in più che non è il massimo. E ovviamente commentate qui sotto nei commenti cosa ne pensate voi di questo nuovo sistema ideato da Scope. La cosa bella, per magari i più nerd, che la pressione la possiamo andare a modificare attraverso due bottoncini molto simili ai comandi che si hanno per il cambio elettronico, e nel nostro computerino possiamo andare a vedere la pressione reale delle gomme in diretta, e questa è la cosa più bella. Altra cosa da tenere in considerazione adesso è che il team DSM poteva utilizzare questo sistema, ma non si sa perché non sia stato utilizzato poi nella corsa. Molto probabilmente lo hanno provato nella ricognizione e hanno visto che c'era un qualcosa che non andava bene. Questa è la cosa che ho pensato io, perché poi non si è andato ad utilizzare, e sarebbe interessante sapere la reale motivazione del team DSM perché poi non è andato ad utilizzarlo in questa Parigi-Roubaix. Pensandoci, una cosa che aveva molto senso per i corridori che hanno avuto una foratura in gara, perché ad aspettare l'ammiraglia, chi ha visto la gara ha visto che molte volte dovevano aspettare qualche minuto prima che arrivava l'ammiraglia, avendo avuto questo sistema potevano andare a gonfiare la ruota finché l'ammiraglia arrivava e quindi non perdere quei minuti preziosi per rimanere in gara. Abbiamo visto in gara che la maggior parte dei corridori, se non tutti, hanno utilizzato il tubeless, quindi non più i tubolari che si sono praticamente sempre utilizzati nelle gare dei pro, questo anche per evitare le forature. La maggior parte delle volte quando si bucava il tubeless
La pressione ovviamente si abbassava, però il liquido andava a riparare e oltre a questo potevano andare ad una pressione più bassa, quindi potevano essere più comodi, soprattutto nei tratti di pavé. E proprio il sistema scoop sarebbe stato molto utile anche in questi casi. Quando la pressione del tubeless si abbassava, si poteva andare a ritoccare. E questo è un sistema molto curioso. Se volete andarlo ad acquistare, non ha molto senso e costa anche tantissimo. E commentate qui sotto nei commenti cosa ne pensate voi di questo nuovo sistema che ha inventato Scope, o per gli amici Scope. Prodotto della settimana. Questa settimana non si può non riparlare della nuova Rock Rider Race 900 in edizione limitata. Sono rimaste ancora poche quantità all'interno del sito Decathlon per chi se la vuole accaparrare. Bicicletta con un allestimento top di gamma. A fine di questo video vi lascio un piccolo video dove la vado a descrivere meglio. Sapete che qui sotto in descrizione ovviamente trovate il link per andarla ad acquistare. E se state ricercando una bicicletta di questo genere, sapete che con la Race 900 potete fare uno dei migliori acquisti, proprio perché ad un prezzo molto basso rispetto a tutto quello che si può trovare in commercio, montata con tutti i componenti top di gamma, dalla forcella, la SID Ultimate, al cambio, lo SRAM XX1XS in colorazione gold che si sta benissimo con questo modello di bicicletta, e oltre a questo il telaio è lo stesso che utilizza il Rock Rider Racing Team in un'altra colorazione. Quindi se volete andarla a rivedere, qui sotto in descrizione avete il link per andarla ad acquistare, e fate veloci perché non so quanto dureranno le quantità, e a fine video, ovvero tra poco, trovate il piccolo video dove la vado a descrivere ancora meglio. E la prima parte dello show si conclude. Sapete che domani alle ore 18 ci sarà la seconda parte, dove andiamo a vedere il mondo gare e il ciclista della settimana. Quindi se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. E se lo fate siete dei grandi, e io vi saluto e ci vediamo alla prossima.